Allora Presidente, questa Romea commerciale, oggi c'è il Consiglio dei Ministri, sembra che ormai sia stralciata, chiusa, caput. Ma io spero molto che i parlamentari veneti si rendano conto che la logistica del Veneto è la logistica dell'intera realtà nazionale. Non possiamo vivere senza i mezzi di comunicazione. E i mezzi di comunicazione ci obbligano a collegare l'Adriatico al Tirreno e a consentire anche ai veneti di accedere alla percorribilità nazionale. Bocciarla, secondo me, in maniera superficiale sarebbe un grande danno in termini complessivi. La funzione del Nord-Est è la funzione di raccordo con la logistica del Mediterraneo. Se non c'è una grande comunicazione tra il Nord e il Sud, non arriveremo mai a utilizzare questa valenza che ci viene attribuita dalla storia di questo momento. Ma in particolare io sono dispiaciuto se non si fa questa realizzazione, perché io penso sempre alla Romea commerciale a cui pensiamo da tanti anni. Penso all'accordo che avevamo firmato tra il Veneto e l'Emilia quando pensavamo al collegamento di Mestre-Ravenna. Ed è chiaro che per noi di Chioggia è una valenza straordinaria. Dentro nel progetto della Romea noi avevamo due bratelle di collegamento dai caselli di Passo della Fogolana, Codevigo per semplificare, e di Cavarzere, due bratelle che facevano arrivare il traffico dell'autostrada che rimaneva fuori dal nostro territorio a intersecarsi con la realtà della Romea più o meno all'altezza di Sant'Anna verso Chioggia, e l'altra di completamento dell'allargamento dell'Arzarone da quello che è stato fatto negli ultimi anni fino all'incrocio della strada che ci porta alla Mussa di Cemano. Sono due bratelle vitali, cioè se noi vogliamo avere una logistica del nostro territorio comunale che possa dare respiro a tutti i suoi diversi aspetti positivi, specialissimo quello del turismo se vogliamo, no? Però in tutte le sue diverse espressioni abbiamo bisogno di queste bratelle. La Romea commerciale diventava anche la maniera di averle come finanziamenti per la realizzazione. Se sparisce la Romea commerciale sarà molto più difficile realizzare le bratelle. E io credo quindi che dovremmo fare uno sforzo comune nei confronti dei nostri parlamentari perché si rendano conto che giochiamo la realtà dello sviluppo economico di un territorio che non è solo quello di Chioggia ma è di Venezia, con tutto quello che vuol dire Venezia, la portualità, gli scambi internazionali, essere nell'Alto Adriatico, essere nella portualità adriatica, essere la parte terminale della logistica del Mediterraneo e quindi del mondo, che ha bisogno anche delle vie di comunicazione. E io mi spero proprio che non ci sia una posizione definitivamente negativa. Speriamo.